Dov'è mia sorella? Che sorella? Non sapevo che aveste una sorella, signor De Miranda. Non cercate di guadagnare tempo. I vostri uomini sono tutti alla caccia del corsar di Roccabruna. Nessuno può aiutarvi. Io sono un buon giocatore, mi piace vincere, ma so anche perdere. Quale somma credete che valga la mia persona? Non molto. Non sopravvalutare il nostro amico. Dov'è nascosta mia sorella? Questa lettera parla chiaro. È partita. Non so per dove. Il governatore ha ordinato di condurla a Panama. A Panama? E a quale scopo? Non lo so, giuro che non lo so. Non posso dirvelo se non lo so. Credete che il governatore confidi tutti i suoi piani a me? Oh, vi prego, scusate. Dobbiamo avvertire Landi del pericolo che minaccia la folgore. Ma non sarà facile raggiungere la nave ora che l'allarme è stato dato. Lasciate fare a me, sott'acqua noto meglio di un pesce. Ci sono gli squali. Voi il mio coltello, capitano. Datemi istruzioni per Landi. Avvertilo del pericolo. Digli che salpi subito l'ancora. E che aspetti i miei ordini al largo di Santa Fe. Va, e non perdere tempo. Fate il solito segnale appena trasmessi i miei ordini. Va, e buona fortuna. Dobbiamo andare a Panama. La vita di mia sorella dipende da noi. Conosci la strada? Sì. Bisogna uscire dalla puerta dell'isola. Andiamo. Ehi! Mazzola! Dove andate, sergente? Ho l'ordine di scortare quest'uomo fuori dalle mura. E chi è? Un corriere del governatore. Senza cavallo? Sa lui dove trovarlo. Apri la porta, abbiamo fretta, presto! Hai il salvacondotto? No, ma lo scorto io. Bene, ma c'è ordine di non lasciare uscire nessuno dalla città. È un ordine per i civili, noi siamo soldati. Aspetta, chiamo il sergente. Sì. Non vogliamo responsabilità, renditene conto. Vieni un momento fuori, Armagnà. Maledizione. Ah, amico. Come va? Continuate a fare buona guardia, voi due. Conosco io questi due gentiluomini. Volete seguirmi nel corpo di guardia? La porta. Dobbiamo fare i conti. La mia corazza costa solo 6 dobloni. Voi me ne avete lasciati 20. E ne do altri 20 se ci fai uscire dalla puerta del... Ah, questo mai. Un guascone la libertà non la vende. La conquista, la regala. Come sarebbe a dire, Armagnac? Sono il figlio cadetto di una nobile famiglia di Guascogne. Soldato, ahimè, per necessità. Ma filibustiere per segreta vocazione. È giunto il momento di seguire quest'ultima. Quindi chiedo di essere arruolato dal più valoroso di tutti i corsari, il nobile Enrico di Roccabruna. Grazie del riconoscimento. Vi arruolerei volentieri, ma siete già al servizio di sua maestà e non posso chiedervi di violare un giuramento. Quando vi scade la ferma? Fra 10 giorni, signore, e appunto per questo io volevo... Presentatevi fra 10 giorni, se ci troverete vivi, e diventerete dei nostri. Ci rivedremo certamente, signore, perché voi non potete morire. Cercherò di ubbidirvi. Del resto che cosa importa? Il rischio dà sapore alla vita, e una bella morte è la poesia dell'avventura. Signor Guascone, le chiacchiere non aprono le porte. Dimenticate la poesia e tirate fuori le chiavi. Che cosa debbo fare? Una guardia può dimenticare il suo dovere di tanto in tanto, non credete? Lasciate aperta la porta senza volerlo. Giusto? Senza volerlo. Il segnale! Garcia è arrivato. Sì, Dio ce la mandi buona. Landi è un gran marinaio, porterà la nave in salvo. Venite, amici, ora aspetta noi. Dieci giorni! Razza di idioti! L'avete portata qui per farle il funerale? Le ho dato un sonnifero, eccellenza. È addormentata. Si agitava come una forsennata. Gli ordini che vi ho dato erano chiari. Perché non avete obbedito? Don Juan de Espinosa ha creduto che sareste tornato sulle vostre decisioni, ora che Roccabruna... Basta! In ogni caso ora è tardi. La ragazza deve sparire immediatamente. Provvedi, avrai altrettanto dopo, a cose fatte. Come? Volete proprio che io? E per quale ragione allora ti pagherei? Alle prigioni c'è un cimitero. No.
suolo del palazzo. Da dove prendono luce? Dal cortiletto del corpo di guardia. Allora non sarà facile arrivarci. Canta anche meglio. E quando parla poi non si deve perdere una parola. Capito? Sei stata grande, Conchita. Bevi. E allora, com'è finita col governatore? Sì, il governatore ha scelto la Stellita. Stupida che balla come un'anitra. Secondo lui io sarei troppo vecchia. Io. Se la quanto la mangio. Non esageriamo. Quanti anni ha questa Stellita? 18. Pare che l'abbiano presa proprio per questo. Sua eccellenza vuol farle fare un lungo viaggio. La vuole giovane, senza legami. Non sai nient'altro? E con sangue indios nelle vene. Conchita, Conchita! Sì? Venga, andiamo, tu! Vengo, vengo! Vedete che successi, scatino io, altro che Stellita! Giorni fa c'erano qui gli ambasciatori del Darien. Ed ora cercano una ragazza dell'età di mia sorella. Vogliono sostituirla. Sì, e forse sopprimerla. Allora parto subito. Porterò qui tutti gli uomini della folgore in quattro. Ma no, Aguirre, no. Al cometo ad andare. Vorrebbe troppo tempo. Riuscirò ad entrare nel palazzo ad ogni costo e subito. Conchita è la migliore ballerina del mondo e chi osa contraddirmi mi offende e chi offende me è un uomo morto. In guardia! Poiché mi costringete, conte, eccomi ai vostri ordini. Offrirò a Conchita un vostro regalo. Basta, signori, basta. Voi che ne dite, conte? Voglio vedere se il vostro sangue è rosso. Basta, signori, avete sentito, ve l'ordino. Voi ordinate a me? Scusatemi, signore, sarò a voi tra un minuto. In guardia! In questo caso sono con voi, conte. Due gentiluomini valgono bene tre mamalucchi. Mamalucchi? Parate questo! Voi questo! Fermi! Fermi! È il governatore? Oh, se è così. Il governatore è amico mio e non rifiuterò mai un favore ad un amico. Ma che amico, basta, smettete! Un minuto! Parlo io con il signore. Chi siete? Sono Don Arameco di Mendoza, e Alicante Ibermeco di Los Angeles. Conte di Alcalà, grande di Spagna, grande amico di sua eccellenza. Grande amico e mio. Grande amico, si dispiace, devo fare il mio dovere. Solo il governatore può giudicare le azioni di un grande di Spagna. Voi avete violato la legge sul duello e vi siete ribellati. Questo gradasso mi ha chiamato Mamma Lu. Va bene, arrestatelo, parlerò col governatore in persona e farò in modo che egli non vi punisca. Quanto a voi, un po' di prigione non vi farà male. Voi, signor Conte, chiedo il passo al rappresentante della legge. Oh, per me è troppo onore. Voi siete amico del governatore. E anche amico vostro. Spero. Andiamo! Che idalgo! Lo sai che oggi non ricevo nessuno. Ti ho già detto che una vera principessa non si lecca le dita. E ora asciugati alla tovaglia. Non lo riceverò, questo conte... Come hai detto che si chiama? Don Arameco di Mendoza, io Alicante Ibermeco. Ma... Mio caro Marchese, che piacere rivedervi dopo tanti anni. Dicevo ieri al mio amico Espinosa, non vedo l'ora di riabbracciare il mio grande amico Marchese di Velasco. E ho parlato di voi poco tempo fa a Madrid. A Madrid? Oh, non c'è da stupirsi se si parla di voi a corte. Siete troppo modesto. Forse commetto un'indiscrezione, ma non posso tacervi che tutti fanno il vostro nome quale futuro vicere e che a corte si aspetta con grande ansia la vostra nomina. C'è anche chi vi invidia e spera in qualche vostro errore, ma saranno delusi. I miei omaggi. Lo dicevamo con Espinosa parlando della ragazza che aspettavate. Ragazza? Che ragazza? Andate di là!
può essere un colpo maestro, ma potrebbe anche essere fonte di un imperdonabile errore. Per questo sono venuto qui. Lasciateci solo. Un momento, prego. Devo chiedervi un favore. Un mio amico, un nobile cavaliere, è stato arrestato per una disputa che naturalmente è finita in un duello. Questione di donne senza importanza. Vero, sergente? Ma, certamente. Bene, bene, bene. Andate, liberatelo subito. E state attenti quando arrestate qualcuno. Andate. Sicché Espinosa vi ha detto che... Se no, perché sarei venuto qui? Ma la ragazza... Oh, non è stato facile, credete. Potevate farla fuori voi, e subito, senza mandarmela fra i piedi. Io ho già trovato la persona con cui sostituirla. Ma non si può sostituire Luana. Lei sola ha il tatuaggio della principessa del Darien. Sareste rovinato se lei morisse. Ma ormai è tardi. Tempo, ma dobbiamo sbrigarci. Ho il piacere di annunciarvi che siete libero. E potete andare anche all'interno, se vi pare. Grazie, amico, ma se ci arrivate prima voi, aspettatemi. Benvenuto, Don Juan de Espinosa. Dite a Don Miguel che sua sorella, la Marchesa di Velasco, è arrivata. Subito, Vostra Eccellenza. È successo qualcosa? No, perché? Non capisco. Che nessuno entri per nessuna ragione e raddoppiate la guardia. E così ve ne andate di già? Sì, ma per poco. Tornerò con degli altri amici. Consuelo! Miguel! Ma che bella sorpresa! Oh, che piacere rivederti! Il governatore sarà felice del tuo arrivo. Anch'io. Mi ha detto che saresti arrivata, ma non mi aspettavo di vederti oggi. Oh, che guaio, che guaio! E adesso cosa le racconterò? Tutto per colpa di Espinosa. E dire che avrei potuto diventare vicere. Ma non c'è ancora ragione di preoccuparsi. La ragazza dorme. Se io la rapissi e la nascondessi, non saprebbe d'essere stata qui. Voi verreste a liberarla e avreste la sua gratitudine. Oh, è un'idea. Eh sì, indubbiamente tutto sarebbe diverso. Con una prova come questa, io potrò farle credere tutto quello che le dirò. Madamigella, sono tanti anni che la cerco. Sì, sì, questo mi pare il sistema migliore. Oh, Espinosa! Cognata carissima. Bisogna fare un viaggio per rivedervi. Non vi aspettavo questa sera. No? No, è venuto invece qui un tuo amico, per fortuna, ma dove è andato? Un mio amico? Accompagna tua sorella nelle stanze che le sono state riservate. È tardi e sarà molto stanca. Arrivederci a domani, cara. Buonasera, eccellenza. E Luana? Dimmi. Non posso ora, sono ancora così sconvolta. Mi sembra impossibile. Che devo dire? Ancora non ci credo. Voi due per lo scalone principale. E voi bloccate tutte le uscite. Presto, voi due di là. E noi di qua. Quello che non capisco è perché hanno preso Luana. È chiaro. Per imporre il riscatto. Il riscatto? Non ne vale la pena. Per me ha un valore enorme. Darei la vita pur di riuscire a liberarla dalle mani di quel vigliacco. La ragazza di cui mi hai parlato era Luana. Sì, Consuelo. Voglio bene a Luana. E se la riavrò salva, la farò subito mia sposa. Luana. Delle ragazze di Cartagena hai scelto proprio la più umile, ma anche la più buona, Miguel. Stanno seguendo l'uomo, l'avete visto passare? Qua non è venuto nessuno. No, aspettate, vengo con voi. A domani, cara. Buonanotte. Voi state qui di guardia. Voi, seguitemi. Signor
avete il coraggio di riapparire? Ti avevo detto che sarei tornato, ho tenuto la promessa. Come osate? Sei cambiata, Consuelo. Eppure sei te che ho stretto tra le braccia. Ed è a te che ho salvato la vita. Ricordi? Vi ho ringraziato di quanto avete fatto. Che volete ancora? La Marchesa di Velasco non può avere debiti con un corsaro. Allora ti sei fatta baciare soltanto per civetteria? Credevate che io vi amassi? Voi, un pirata che si è insinuato in casa mia per rapire la mia damigella. Cosa? Vi ha soggiogato il suo fascino? Oh, Consuelo. Quanto volete per il suo riscatto? Via, Consuelo, tu davvero credi? Lasciatemi stare. Non ricadrò nei vostri inganni. Che ne avete fatto di Luana? Cosa ne ho fatto? Che ne fa un corsaro di una bella ragazza? Le dà la libertà, si sa. La rispetta. Non vi avvicinate. Vuoi anche uccidermi? No, voglio consegnarvi alle guardie. Basta, se no... Se no? Marchesa, Marchesa. Mi è sembrato di udire delle voci. Avete chiamato? No. E non voglio essere disturbata. Scusate. Questa volta a cosa debbo la vostra generosità? Vi ho ferito. Mi dispiace. Se ti avessi dato ascolto, avremmo combinato un bel guaio. Scusate, eccellenza, ma io ve l'ho mandata viva, mentre voi... Zitto. Si sta svegliando. Ma è veramente molto carina. Strano, non l'avevo notata quando ero da mia cognata. Ma che idea ti è venuta di portarmela qui? Non ce l'ho portata io, c'è venuta da sé. Sbagliate se credete che sia un angioletto. Bisogna assolutamente portarla via. Dobbiamo portarla a Guayaquil. Ma dove mi trovo? Cosa volete da me? Calma, siete tra amici. Non mi riconoscete? Don Juan de Espinosa. Eccellenza. Non vi affaticate. Posso aiutarvi? Come mai sono qui? E quegli uomini? Chi sono? Figliuola mia, capisco. Deve essere stato come un brutto sogno per voi, ma ora siete salva. Vi ho salvata io dal corsaro di Roccabruna. È stato lui che mi ha rapita. Allora, devi aver preso anche la Marchesa Consuelo, no? State tranquilla. Ella non è in pericolo. Il corsaro mira al vostro riscatto. Il riscatto? Ma cosa sperava d'avere da me che sono... Mi si è concesso il piacere di informarvi che quale unica discendente della regina siete l'erede del trono del Darien. Ora vi rendete conto del perché quel corsaro vi ha rapita? È ancora una bambina. Qui c'è uno sgraffio. Mi hai ferito più tu con le tue parole. Non hai niente da dire. Credevo che fossi più sincera, almeno con te stessa. Perché sei cambiata così? Cos'è, Luana? Ti ho detto che la tua vita è in pericolo. Assurdo. Io sono ospite del governatore nel più vigilato palazzo dell'America Centrale. Nessuno può entrare. Io sì. Tu sei diversa. Consuelo, sta attenta. Ci sono molti uomini senza scrupoli che sfuggono alla legge. Non ha importanza, finché ci sarò io. Che occhi tristi. Sul tuo bel volto ci sta bene solo il sorriso. Ricordati, non togliermi mai la tua fiducia. Quando ci rivedremo? Ti farò avere un biglietto. A presto. Siete sposata? No? Allora un marito scelto dal consigliere del Gran Cacicco siederà sul trono al vostro fianco. Così vuole la legge del Darien. E io dovrei sposare un uomo che non voglio? Oh no, non lo farò mai! E volete rinunciare a tutte queste ricchezze e al trono? Vi invito a riflettere ancora, Altezza. E se io fossi già sposata? Ma in tal caso il vostro sposo regnerebbe con voi.
Ma non avete nessun progetto in vista? Sì, oh eccellenza. Vi prego, date il vostro consenso, così Miguel e io... Miguel? Quale Miguel? Il capitano delle guardie, il fratello della marchesa Consuelo. Oh, eccellenza, ci amiamo tanto. Voi avete già fatto molto per me, datemi il vostro consenso. Se siete fidanzata con Miguel, non c'è niente da fare. Ma rifletteteci, cara. In ogni modo, lo vedremo a Guayaquil e potrete sposarlo prima di arrivare nel Darien. Siete felici? Oh, ma ne sono tanto grata. No, no, su, su. Che ingenuo. Stavolta Enrico di Roccabruna non ci sfuggirà.